è il sogno di molti, di coloro che lavorano nel marketing, ma anche di chi ha fame di visibilità. Tanto impegno per far sì che i propri video, una volta messi in rete, diventino virali, anche se poi raramente accade davvero. Al contrario, c'è chi il giro del mondo attraverso il web l'ha fatto senza alcuna voglia di protagonismo, ma grazie all'intensità delle parole e alla forza dei propri pensieri. È il caso delle due testimonianze rese alla televisione Sat7, network cristiano per il Medio Oriente, che vi abbiamo proposto qualche settimana fa. L'ultima era quella di Miriam, bimba irachena di appena 10 anni, che come altri 100.000 cristiani è dovuta fuggire dalla sua città dopo l'arrivo degli jihadisti. Avevamo una casa e ci divertivamo, cosa che qui non accade. Ma ringrazio il Signore che provvede a noi. Cosa intendi? Dio ci ama e non lascerà che l'ISIS ci uccida. Non ama solo me, ama tutti. Cosa provi per chi vi ha cacciato fuori di casa? Non voglio far loro nulla, chiedo solo a Dio di perdonarli. E anche tu li perdoni? Sì, non sono arrabbiata con Dio, anzi, lo ringrazio, perché anche se qui stiamo soffrendo, Lui ci aiuta. Mi ha insegnato molte cose, sai? Grazie, anche tu lo hai fatto. E soprattutto volevo che la gente sapesse quello che stanno provando i bambini qui. Sai che Gesù non ti abbandona? Mai lo farà. Se sei un vero credente, non ti abbandonerà mai. È la forza del perdono che diventa virale, attraversando social network e piattaforme di condivisione video, fino a venire ripresa dalla TV di Dubai all'Arabia, che non è solita raccontare storie di chi non è musulmano, e da uno dei principali quotidiani libanesi, Al-Nahr. E così le visualizzazioni arrivano a 3 milioni, superando addirittura il video nel quale il fratello di due dei copti decapitati in Libia perdonava l'ISIS. La gente ci crede in preda alla disperazione. In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice. Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel montaggio le voci dei martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede. Ho sentito oggi mia madre. Le ho domandato cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra, perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli. La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, i membri dell'ISIS. Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto. Amin, ya habibi, amin. Testimonianze che colpiscono per la forza con la quale questi cristiani riescono a porgere l'altra guancia, dimostrando di aver compreso appieno il significato della croce. A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è la croce di Cristo. Una parola che è amore, misericordia, perdono. Cari fratelli, la parola della croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire in noi e intorno a noi. I cristiani devono rispondere al male con il bene, prendendo su di sé la croce come Gesù.